il monopattino elettrico, consigli per la conduzione, informazioni per una mobilità sostenibile e sicura. Dopo aver attivato l'interruttore di accensione, impugnare saldamente il manubrio con entrambe le mani, posizionando un piede centralmente nella parte anteriore. Con l'altro piede effettuare un paio di spinte, in quanto il motore, per attivarsi, necessita di spinta assistita, quindi agire sull'acceleratore. Una volta in movimento, posizionare il piede sulla parte posteriore inclinato di circa 45 gradi, arretrando il peso per ottenere un controllo ottimale. Durante la conduzione, regolare la velocità affinché sia evitato ogni pericolo e in ogni caso si deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. Prestare attenzione alle regolarità del manto stradale, poiché il ridotto diametro delle ruote supera con difficoltà gli avvallamenti tendendo ad impuntarsi. In tali circostanze è consigliabile ridurre la velocità alleggerendo ulteriormente il peso sull'anteriore, cercando di ammortizzare le asperità con le gambe. Anche i binari tranviari costituiscono un'insidia. Qualora ci si debba spostare in prossimità di quest'ultimi, occorre attraversarli trasversalmente, evitando di infilare le ruote all'interno. Per arrestare il veicolo, azionare i freni, arretrando leggermente il busto e stendendo le braccia.